Buonasera, ben ritrovati a tutti ad una nuova edizione del nostro telegiornale. Passa dunque la linea del voto palese sulla decadenza di Silvio Berlusconi. Danilo Leva, responsabile della giustizia del Partito Democratico, motiva le decisioni del suo partito, mentre Gianfranco Rotondi richiama tutte le anime del PDL intorno alla nuova Forza Italia. Vediamo il servizio. Sulla decadenza di Silvio Berlusconi passa la linea del voto palese, fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle, già anticipata da Danilo Leva, responsabile giustizia del PD. Il PDL smetta di ricattare il governo, nato per risolvere i problemi degli italiani e non le vicende giudiziarie di una sola persona. La legge Severino va applicata a Berlusconi come è già stata applicata ad altri 37 cittadini del nostro paese. Noi siamo per il voto palese, perché non è una forzatura del regolamento, ma un'esigenza di trasparenza, come accaduto d'altronde in passato in altre circostanze simili. Intanto sul fronte Forza Italia i fedelissimi si ricompattano intorno alla figura di Silvio Berlusconi. Il leader, irritato per la decisione di Lanzillotta, di Scelta Civica, di dire di no allo scrutinio segreto, rinuncia alla colazione di lavoro con Alfano, mentre Schifani parla di pagina buia non priva di conseguenze. Intanto Gianfranco Rotondi ricorda. Forza Italia è unita intorno a Berlusconi ed è un bene che Alfano, Fitto, tutti i leader siano compatti. Naturalmente oggi il capo di Forza Italia è Berlusconi e la scelta sul governo toccherà a lui. Una volta che sarà stata presa dovranno adeguarsi tutti, soldati e generali, altrimenti. E mentre la politica dibatte e cerca soprattutto di trovare nuovi assetti intorno ai futuri scenari, i giudizi durissimi sulla classe dirigente politica, soprattutto degli ultimi 20 anni, arrivano da due leader solitamente su posizioni opposte: Beppe Grillo del Movimento 5 Stelle e Raffaele Bonanni della CISL. Sentiamoli. Solitamente non se le mandano a dire. Uno, leader del Movimento 5 Stelle che vorrebbe abolire i sindacati, l'altro, leader della CISL. Beppe Grillo e Raffaele Bonanni si sono trovati curiosamente concordi nel giudizio negativo sulla classe politica di questi anni. Tutti in corsa per i fatti loro, nessuno impegnato a curare questi nodi, è chiaro, viene fuori, hanno fatto così l'ultimo ventennio, per la verità, questa è la mia valutazione. È chiaro che ecco, tutti i nodi vengono al pettine, tutti i nodi vengono al pettine, perché devono spiegare costoro per quale motivo l'Italia, che pur ha la manifattura più importante dopo quella tedesca in Europa, per esempio, è l'unico paese OCSE in recessione ancora. Questo lo devono spiegare. Noi non diciamo che facciamo questo e poi facciamo un'altra cosa. Loro sono abituati come standard di dire una cosa e farne un'altra. Loro dicono contro gli F-35 in televisione e poi votano a favore. Loro votano a favore del porcellum e poi dicono che siamo noi a favore del porcellum. Fanno esattamente il contrario. Quindi qualsiasi cosa oggi questa gente dice non sono più credibili. Ora la cronaca. Grosseto è stato il giorno di Domenica. Vi proponiamo alcuni dei passaggi più significativi dell'udienza molto attesa e con momenti di forte tensione alla quale ha assistito anche Francesco Schettino. Il servizio. A Grosseto prosegue il processo Concordia, la Moldava, Domenica Cermotanna ammette la relazione con Schettino, elemento questo forse non rilevante ma che mostra una situazione di fatto tra le parti in causa, particolarmente accesi alcuni momenti dell'udienza. A sapere che un testimone ha un rapporto privilegiato con l'imputato, questo è un dato che nel processo deve risultare. Parlatevi un attimo, via. Microfoni spenti. Ho avuto relazione sentimentale. Sì, ha avuto una relazione Grazie. sentimentale. A un certo punto, quando deveva presentare il biglietto, Mandate entro parte, si è data da una parte e Shamsunat capitano. ha chiamato il comandante. Quindi lei ha chiesto di parlare col comandante. Sì, e gli ha detto di venire e di aiutarla a passare. E ora agli esteri, cominciamo con una tragedia nel sud dell'India, esplode un autobus, si parla addirittura di 44 vittime, come sempre in questi casi il bilancio è provvisorio. Servizio.
Strage questa mattina in India, dove un autobus ha preso fuoco improvvisamente, causando la morte di 44 persone, tra le quali alcuni bambini. Il violento incendio, secondo i primi accertamenti, sarebbe stato provocato dall'esplosione di un serbatoio. La tragedia è avvenuta tra Bangalore e Hyderabad, nel sud dell'India, lo ha reso noto la polizia locale. Da 49 persone che erano a bordo dell'autobus, solo 5 sono sopravvissute, tutte ricoverate attualmente in ospedale. Non si conoscono ancora le cause dell'incendio, ma l'autista e l'addetto alle pulizie dell'autobus, due tra i sopravvissuti, sono stati arrestati. I due uomini erano riusciti a mettersi in salvo uscendo dall'autobus prima che prendesse fuoco, sfondando un vetro. Secondo la polizia, i due avevano cercato di fuggire, ma sono stati fermati e arrestati per essere interrogati sull'accaduto. In un paese come gli Stati Uniti, con una storia piuttosto breve, è normale che la casa di Steve Jobs possa diventare patrimonio storico. È avvenuto naturalmente in California, a Los Angeles. Patrimonio storico per il re della tecnologia. Steve Jobs, come previsto, continua a far parlare di sé a 2 anni dalla sua prematura scomparsa. La casa dove è cresciuto il padre della Apple e dove ha creato i primi computer è stata dichiarata Historic Landmark, cioè patrimonio storico dello Stato americano. La decisione, giunta dopo un lavoro di 2 anni, è stata raggiunta all'unanimità dalla Los Altos Historical Commission, che in questo modo ha assicurato che la casa venga mantenuta così com'era all'epoca dei grandi colpi di genio di Jobs. La casa patrimonio storico è una palazzina a un piano del numero 2066 di Chris Drive, a Los Altos, in California, dove i genitori di Jobs si sono trasferiti nel 1968. Qui, nel lontano 1976, esattamente nel celebre garage, Jobs creò i suoi primi 100 pezzi del suo celebre Apple I. E proprio il garage fu la prima sede legale della Società della Mela Morsicata. Perché la casa diventi patrimonio storico, non ci sarà bisogno del via libera di Patricia Jobs, sorella del fondatore della Apple, attualmente unica proprietaria dell'abitazione, che comunque non si opporrà all'ennesimo riconoscimento per suo fratello Steve. E apriamo ora la nostra pagina locale, regionale. Cominciamo con la conferenza stampa al Pio Albergo Trivulzio a Milano questa mattina, dove si è parlato del nuovo welfare regionale. Andata per noi Silvia Legnani, servizio. È stato presentato questa mattina al Pio Albergo Trivulzio di Milano il primo decreto attuativo del Fondo regionale a sostegno della famiglia e dei suoi componenti più fragili. Decreto attuativo tramite cui vengono stanziati 50 milioni di euro per sostenere circa 15.000 persone, in particolare minori con difficoltà, soggetti con disabilità fisica o mentale e anziani non autosufficienti che oggi non accedono alla rete sociosanitaria dei servizi. Il provvedimento riguarda 4 aree. Le aree dove è più forte il livello di fragilità, abbiamo l'area della non autosufficienza, l'area della grave disabilità, entro cui è significativo il problema legato ai minori, l'area delle nuove dipendenze con particolare attenzione alle ludopatie e l'area delle violenze prevalentemente nei confronti dei minori. All'interno di queste aree di fragilità sono stati individuati dei bisogni che oggi non sono soddisfatti dalla nostra rete dei servizi e che con queste risorse messe a disposizione dal Fondo regionale vengono prese in carico all'interno di un'organizzazione che coinvolge le ASL, i comuni e i soggetti che gestiscono i servizi nella nostra regione. I destinatari sono prioritariamente le persone che sono portatori di questi bisogni, ma in una logica che coinvolge anche la famiglia. Nella valutazione multidimensionale del bisogno che facciamo rispetto a questi soggetti ha importanza anche la capacità della famiglia di fornire risposte. Le famiglie non ci chiedono di occuparci del problema che loro hanno nel loro contesto, ma ci chiedono un aiuto perché possano essere messe nella condizione di continuare a sviluppare il proprio ruolo di primo intervento specifico sulla risoluzione del bisogno. Il provvedimento è molto importante perché ci consente di rendere complementare la nostra struttura di offerta, cercando di differenziarla con un grosso orientamento verso l'appropriatezza e riducendo l'istituzionalizzazione e orientandoci verso la domicilializzazione dell'utenza, una domicilializzazione protetta con una serie di servizi che possono essere attivati grazie alle risorse con cui è stato finanziato questo provvedimento. A margine della conferenza sul welfare, Roberto Maroni ha parlato alla stampa e ha lanciato un duro attacco al ministro Saccomanni, oggetto la legge di stabilità.
Il presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni, a margine di un incontro sul welfare che si è tenuto a Milano, ha usato parole dure verso il ministro Saccomanni dopo le critiche della Banca d'Italia alla legge di stabilità. Ho sentito le critiche di Banca Italia e di altri alla manovra, ma mi sono sembrate così paradossali, così enormi, e cioè è tutto sbagliato. Il cuneo fiscale premia, non dà nessun vantaggio. La riduzione fiscale è una beffa perché ci sarà un aumento delle imposte. Mi sembra una critica così enorme che io fossi il ministro Saccomanni penserei a dimettermi, perché un ministro che fa una roba del genere ottiene l'effetto contrario rispetto a quello annunciato. Non glielo dice l'opposizione, lo dice la Banca d'Italia, è un ministro inadeguato a svolgere il ruolo che ricopre. È per questo che la Lega ha presentato una mozione di sfiducia individuale. Il presidente Lombardo ha parlato anche dell'ipotesi del passaggio della maggior parte delle quote della provincia di Milano nella società Expo 2015 al governo, ipotesi alla quale lui preferirebbe un coinvolgimento di Camere di Commercio Lombarde oltre a quella di Milano, che è già azionista. Ne ho parlato con Giuseppe Sala qualche tempo fa. C'è questa richiesta della provincia di abbassare la propria quota allo 0,5, bisogna trovare un soggetto che sostituisca la provincia e che magari paghi anche i debiti che la provincia ha con Expo. Una delle ipotesi era quella della partecipazione del governo. L'annuncio che oggi ho letto sui giornali in realtà non è una decisione presa, ne ho parlato proprio stamattina sia con Giuseppe Sala sia con il presidente Letta, e entrambi mi hanno detto che è una delle ipotesi, ne hanno parlato ma non è ancora una decisione presa. Ovviamente dovrà essere presa e presa rapidamente, perché è un problema che va risolto. Questa è una delle ipotesi, ma non è una decisione che è già stata presa. Valuteremo nelle prossime settimane, ci sono anche altre proposte rispetto a quella che il governo aumenti la sua quota al 50%, proposte che vengono dal territorio, e io sono più favorevole alla partecipazione di altri soggetti istituzionali lombardi piuttosto che l'aumento della quota del governo. Se non ci sarà altra possibilità, però va bene anche l'aumento della quota del governo. Cambiamo decisamente argomento e parliamo della storica Michetta, che è passata un po' di moda e si pensa per questo di salvaguardarne l'origine, la storia e anche il modo, la metodologia proprio di produzione. Vediamo il servizio. Approvato all'unanimità dal Consiglio regionale della Lombardia ieri in giunta il progetto di legge per la tutela e la promozione del pane di produzione locale, in particolare della famosa Michetta milanese, proprio per soddisfare le richieste delle associazioni di categoria e dei panificatori lombardi. I panificatori ci hanno detto: finalmente qualcuno si preoccupa di noi, pensa a noi. In effetti questo progetto di legge mira a ottenere due grandi risultati: uno, tutelare i consumatori, e l'altro difendere chi, diciamo così, produce pane tradizionale. Sappiamo bene che oggi, magari soprattutto nella grande distribuzione, troviamo del pane che viene spacciato per fresco, ma in realtà è surgelato e arriva magari dalla Romania, dalla Francia, da tante altre parti. Ecco, noi difendiamo quella che è un po' la nostra tradizione, proteggiamo il nostro prodotto lombardo, insomma la famosa Michetta, fatta come si deve. E fatta con tutta una lavorazione artigianale, con la farina giusta, fatta, diciamo così, seguendo tutta quella che è la filiera, e soprattutto realizzata e prodotta nello stesso laboratorio. E questo progetto di legge prevede ovviamente un marchio, un contrassegno ovviamente che indica pane fresco, e poi un'etichettatura chiara che faccia capire al consumatore se sta comprando la vera Michetta o sta comprando invece quella surgelata, che Michetta non è e viene spacciata come tale. È una condivisione, perché ci abbiamo lavorato assieme alle associazioni di categoria, che sono state tra coloro che hanno chiesto ormai da anni in Regione Lombardia di mettere a sistema una norma che garantisse il consumatore che quando compra il pane fresco sa dove andare a comprarlo. Questa legge sostanzialmente dice questo, dice che i panifici che fanno pane fresco avranno un'indicazione che stabilirà la Regione Lombardia attraverso un suo modello specifico, e sarà garantito il consumatore rispetto al punto di poter comprare il pane fatto in giornata. Con questo è davvero tutto, vi ringrazio per l'ascolto e la visione, vi rimando al prossimo appuntamento col nostro telegiornale. Buonasera.